Chi non è sostenibile non sta sul mercato. Leggi, norme e sentiment dei clienti sono sempre più orientati a prodotti e soluzioni compatibili con l'ambiente. Per questo, nelle aziende, il green è un traguardo da raggiungere. I 193 Paesi membri delle Nazioni Unite hanno redatto un programma di sviluppo sostenibile suddiviso in 17 punti. Tra i vari obiettivi da raggiungere in ambito ambientale è di estrema importanza quello del risparmio e riutilizzo delle acque dolci. Di questo Star Plast ne ha fatto la sua mission. BioBlue è un innovativo serbatoio di accumulo da interro realizzato in polietilene, come gli storici impluvium dell'antica Roma, modernizzato con centralina per la gestione e il recupero delle acque piovane. BioGrigio è un sistema di recupero e utilizzo delle acque domestiche saponate che, con un sistema di filtraggio a ultrafiltrazione a membrana, è possibile recuperarle a scopo non potabile per WC, lavatrici, giardino e tanto altro. In Italia, come nella maggior parte dei paesi industrializzati, il consumo pro capite di acqua potabile all'interno delle singole abitazioni è di 220 litri al giorno. L'installazione di sistemi BioBlu e BioGrigio permette alle singole famiglie di ottenere un risparmio idrico anche superiore a un 50% di acqua potabile. Oltre al notevole risparmio economico per le famiglie, si otterranno grandi benefici in termini sociali, come la riduzione dei costi di potabilizzazione, riduzione dei sovraccarichi nelle linee di distribuzione e, non meno importante, la qualità delle acque potabili. Star Plast da sempre ha puntato su prodotti innovativi per funzionalità, dotandoli anche di componentistica di primarie aziende nei suoi sistemi completi. Lo scopo è quello di agevolare e semplificare le operazioni di installazione e manutenzione. Per far conoscere le particolarità dei nostri manufatti e dei nostri sistemi, risulta necessario confrontarci continuamente con gli addetti ai lavori. Attraverso i nostri distributori e il nostro API itinerante, abbiamo la possibilità di incontrarli e di avere un confronto diretto con loro. Il tema della sostenibilità ambientale è al centro della nostra continua attenzione, a cominciare dagli aspetti produttivi. Per esempio, le cave di argilla sono in prossimità degli stabilimenti, in modo da averla a chilometro zero. Una volta terminata il piano di estrazione, vengono recuperate le cave e convertite ad oasi florofaunistiche. Recuperiamo anche l'energia termica, il calore dei forni, convogliandoli nei cicli di essiccazione, e anche l'acqua stessa di lavorazione viene depurata, ripulita e rimessa nel ciclo produttivo. Non si può parlare di sostenibilità della terracotta senza prendere in considerazione il lunghissimo ciclo di vita. La terracotta è un materiale energivoro, ma confrontato ad altri materiali da costruzione è sicuramente tra i più performanti, proprio considerando quell'aspetto. Del resto abbiamo monumenti che ci provengono dalla storia, realizzati in terracotta, in laterizio, che ancora sussistono e che ancora hanno inalterato il loro aspetto funzionale ed estetico. Un esempio fra tutti il Colosseo, nel quale stiamo lavorando assieme alle sovrintendenze per sostituire alcuni elementi anastilosi, e che comunque in laterizio sussiste ancora oggi in tutta la sua splendore, in tutta la sua bellezza. Progetti e investimenti sul tema della sostenibilità sono all'ordine del giorno. Per esempio, l'allocazione sulle coperture dei nostri stabilimenti di impianti fotovoltaici. Saremo così indipendenti e riusciremo a sostituire il 20% del nostro fabbisogno con la produzione del fotovoltaico. L'impegno continuo è anche nella direzione di una riduzione dell'impiego di gas, il metano, che alimenta i nostri forni. E aggiungiamo alla materia prima di grande qualità, l'argilla, contenuti di riciclato in linea con i dettami dei CAM,
non snaturando le caratteristiche prestazionali ed estetiche della terracotta, ma anzi, se possibile, aumentandoli. Dal punto di vista dell'offerta commerciale, ci è particolarmente cara l'occasione del convegno New Trade per lanciare una nuova linea di prodotti sul marco di Terreal Italia. Sono prodotti che permettono il fissaggio dei pannelli fotovoltaici sulle coperture realizzate in tegole ed in coppi. Quindi anche qui un passo avanti, un nostro sforzo nella direzione di aumentare il tema della sostenibilità anche nella proposta commerciale. FIT è una società manifatturiera che offre al mercato soluzioni per il trasporto di fluidi in materiale termoplastico. La nostra strategia di sostenibilità di Responsible Flow è orientata ad efficientare due ambiti, quello di processi e quello di prodotti. Quello di processi è indirizzato a aumentare l'efficienza in ambito idrico, di impronta carbonica, cioè l'energia, rifiuti e trasporti. Esempi per l'ambito energetico sono l'installazione di pannelli fotovoltaici e di trigeneratori, già avvenuti anche nel recente passato. Nell'ambito dei prodotti, la nostra attenzione è rivolta alla riduzione del peso dei prodotti e, ove questo non sia possibile, all'utilizzo di materiale riciclato in percentuali molto elevate. In questo modo si riesce ad abbattere l'impronta carbonica. Nel 2019 la sostenibilità è diventata parte della nostra vision. Dopo un paio d'anni abbiamo deciso anche di diventare Social Benefit, passaggio fondamentale che ha sancito la nostra volontà di essere in modo perenne orientati, oltre allo scopo di lucro, anche a quello di avere degli obiettivi di sostenibilità ambientale e sociale. E questo è un cambio, ripeto, epocale, perché cambia il modo di essere dell'azienda, la obbliga ogni anno a rendicontare il proprio impatto a livello ambientale e sociale. L'innovazione è al centro della nostra vision insieme alla sostenibilità. Sono naturalmente abbinate, perché la tecnologia, e quindi digitale, permette, nel nostro caso specifico con il QR code, di dare trasparenza ai nostri dati sia a livello aziendale che di prodotto. Per esempio, l'impronta carbonica tramite QR code può essere visibile direttamente dall'utilizzatore finale. In questo modo riusciamo in modo trasparente a trasferirgli tutte le informazioni relative al prodotto, quindi alla sua impronta carbonica, idrica e ad altre informazioni di carattere ambientale.